Ehi là! Ciao da Svideo! Allora, sono stato taggato in un video tag da Price the Irish. Allora, per questo video tag si chiama Di 10 persone che consigli. Innanzitutto volevo salutare Price the Irish e vi voglio consigliare il suo canale, che è bravissimo, è fantastico anche il suo canale, perché fa dei vlog veramente divertenti che vi consiglio di guardare. E poi anche Fast Gaming ha fatto anche lui questo video tag e lui fa lavoro molto su Omegle, fa video su Omegle molto divertenti, anche qualvolta anche un po' sexy. Lui sta partecipando a un concorso tramite un video. Vi metterò il link in descrizione di quel video con cui sta concorrendo il concorso, quindi se volete lo votate. Comunque lo metto in descrizione questa cosa. Io direi di partire subito con i 10. Ma 10 sono troppo pochi, 10 sono troppo pochi! Allora sapete cosa facciamo? Ne faremo 15. Eh sì ragazzi, perché già è stato traumatico fare questa riduzione di passare a soli 15, che però veramente, perché bisognerebbe fare, dovrei fare tantissimi di quei nomi e quindi dire alcuni sì, alcuni no. Ne ho scelti qualcheduno che seguo e che proprio penso che valgano e che consiglio a voi, insomma. Allora, direi di partire subito con il primo. Ah, io me li sono scritti così non mi scordo. Partiamo subito con F115, io lo seguo da quando aveva anche i suoi scorsi canali, mi è sempre piaciuto da morire per via di come commenta, molto molto fluido nel commento, proprio qualsiasi gioco e su qualsiasi cosa faccia ha questa parlata fluida e divertente che a me mi ha sempre conquistato, diciamo. Un gran saluto a Dev. Allora, poi passiamo a Giangi, grandissimo Giangi. Allora, veramente, cosa dire di Giangi? Giangi anche lui è bravissimo nel commentare i videogiochi e mi fa morire anche soprattutto nei fuck time. Si inventa delle cose strepitose, divertentissime, e quindi è valido sia nel commento di gameplay che nelle fac delle domande, per come proprio risponde, cosa si inventa per quindi rispondere. Quindi grandissimo Giangi. Allora, poi il portale di Chris è un ragazzo veramente bravo nel, come si può dire, nell'organizzare un video partendo da un argomento, riuscirci a fare una specie di storia, una cosa del tipo un po' teatrale, con i personaggi, si inventa lui il suo clone, oppure fa dei video del tipo 10 cose che riguardano un determinato argomento, o delle cose che mi piacciono, che non mi piacciono, sapete, video così, no? Del genere, video con numerati, eccetera. E davvero bravo, ve lo consiglio. E niente, poi un bravissimo ragazzo. Ecco, ciao Chris, grandissimo. Allora, poi c'è Raxnox. Allora, mi piace molto dal punto di vista dell'editing, come, e poi ha una carica di simpatia fuori dal normale. Già vederlo è una personaggio che già ti fa ridere già all'interno dei video, perché ha una carica comica che è proprio sua, c'è poco da fare, è divertente di suo, e poi fa degli editing molto curati, divertenti, e poi tira fuori dei giochi allucinanti, non so dove li trova, dei giochi veramente assurdi. Ciao Rax! Allora, poi siamo con Los Amigos Giochi e Divertimento. Los Amigos Giochi e Divertimento mi piace perché, oltre a consigliarvelo per via di come tratta i giochi, eccetera, mi piace molto perché ha delle cose in cui mi ci trovo molto e in cui mi ci vedo molto anch'io, del tipo magari delle volte inventarsi una canzone mentre si gioca e quindi fare una canzone all'interno del gioco che la idea lui con le sue parole, il suo testo, oppure altri video
con come città, con dove inserisce delle scritte, delle cose. Quindi tante cose dove io mi ci trovo e veramente, quindi è come in certe cose mi assomiglia, però lui è anche più bravo. Più bravo nel video. Ciao Wesley, ciao Wesley. Allora, poi Mauritius Cat. Mauritius Cat, Mauritius Cat, Mauritius Cat. Allora, Mauritius Cat è bravissimo nel fare i suoi video, soprattutto devo dire che mi piace molto come è strutturato il video del car vlog, perché come ho detto bene, sono tutti curati molto bene, però forse perché mi piace l'idea del tipologia del video, che lui in macchina tratta questo argomento, poi magari scende, ti fa vedere un paese, ti fa vedere una via, poi torna un'altra, si sposta così, risponde alle domande. È un video molto completo, molto molto pieno, molto pieno. A volte sono anche molto lunghi, ma molto molto pieni di roba, pieni di roba, yeah! Quindi grande cavolo, perché anche per lei ci dovrà mettere un po' di tempo. Ciao Claudio. Allora, poi RoboJoker, grande RoboJoker, RoboJoker, un mito RoboJoker, RoboJoker, lo dovete seguire. Perché oltre a fare impazzire con i gameplay eccetera, anche lui tratta molte volte anche il retro gaming, quindi giochi un po' più vecchi, ragazzi, ma ci fa scoprire un mondo e visto tramite i suoi occhi, ho commentato a lui, quindi è uno scoprire, riscoprire e scoprendolo tramite quello che dice lui e quello che è ispirato al momento lui di dire. E poi c'ha pensieri e parole, c'è una rubrica curata videogiochi e parole, dove tratta praticamente, ci sono una frase tratta di un videogioco che contiene una determinata parola. E praticamente lui con quella parola prende spunto, quindi magari da diversi giochi c'è quella data parola, e tramite adesso lui fa partecipare anche delle persone, in uno ci sarò anch'io, e quindi si parla di quella parola, per esempio di tante parole, per esempio per il tempo c'erano tutte delle frasi dei videogiochi tratte che parlavano del tempo. E poi lui diceva la sua, per cos'è per lui il tempo, e poi dopo gli opinionisti, diciamo, quelli che aveva chiamato a parlare. Ed è bellissimo, proprio lo fa con la sua voce flautata di notte, e niente. E... Ciao Rob! Allora, poi MC Modcraft Hita! L'ho detto bene il nome, sì, perché poi l'aveva cambiato, che prima era Modcraft, ma vabbè. Comunque, vabbè, tratta di Minecraft, delle cose nuove di Minecraft, da sempre delle notizie fresche fresche su Minecraft, quindi chi è interessato a Minecraft, lui dà sempre le notizie più fresche, e poi le fa in maniera divertente, poi lui c'ha una verve molto, quasi tra il cinico e il divertente, grottesco, ironico... Ha quel tagliolino, quindi è forte, dai. Grande Minecraft, che in passato era The Dark. Ricordiamocelo, perché io ci ho fatto una canzone bellissima per The Dark, che infatti l'ho utilizzata ancora da qualche parte, in qualche video l'ho usata. E io grazie, ti ringrazio tanto, perché ci tengo quella canzone, quindi mi fa piacere che la usi ogni tanto. Poi c'è William Baylor. William Baylor, che sembra il nome di whisky. Allora, William Baylor ha delle idee fenomenali, è originale da matti, fa come dei racconti, crea delle storie, crea le immagini legate alla musica, tutto copiato giusto. Lui veramente meriterebbe un sacco di iscritti, ce li manderei tutti. Per esempio, ho fatto anche recentemente un video, anatomia di un video, parlando di un video che aveva fatto su
su Sia, legata, era una creepypasta su Sia, una cosa molto particolare, originale, perché ho detto, anche tramite queste cose cercavo di mandargli gente, perché veramente merita tanti iscritti per come cura i video, ed è particolare, non saprei neanche come definirlo. È strano? Sì, è strano, ma quello strano bello, cioè quei video strani belli che, cioè, a me piacciono. Poi dopo io lo so, quelli che vi consiglio non è che per forza poi, però visitateli tutti, guardateli tutti, e così così potete farvene un'idea. Allora, poi c'è Twins Gamers. E Twins Gamers, allora, è un canale abbastanza recente, però chi ci sono dentro? Ci sono dentro Xplayer96 e Witherboy, che io li conosco da un bel po' di tempo, quindi sono, e li trovo molto, hanno fatto bene a creare questo canale proprio insieme, dove sono insieme, perché penso che sia una forza, perché sono abbastanza complementari insieme, i video vengono bene, stanno facendo diverse cose, sia dei tutorial all'interno di alcuni giochi come Counter Strike, oppure hanno fatto delle partite ad Agari, hanno fatto delle cose, vabbè, però vi consiglio di seguirli proprio perché sono divertenti, cioè, poi Wither mi ha fatto sempre sbragare da ridere, quindi. Va bene, e i Twins Gamer, quindi. Poi c'è Saint Games 8, allora, Saint, cosa dire di Saint? Saint ci ha fatto diverse collaborazioni, abbiamo fatto parte della community insieme, cioè, e poi Saint, anche i Twins Gamer di prima sono nella Crazy Game Community, quindi invece Saint Games dell'Insanity Community. Io ho partecipato a queste due community, sono veramente fiero di essere stato in queste due community e di esserci ancora, perché poi alla fine sono dei gruppi di persone che ci si sente sempre, al di là del canale, avete capito? Quindi persone che ci si sente, ci si continua a sentire, il bello è quello. E quindi diciamo, Saints è divertente, fa dei video su GTA veramente particolari, divertenti, buffi, e poi anche su tanti altri giochi, e niente, vi consiglio il grande Saints. Ciao Saints, ciao! Mi si è scaricata una telecamera, allora uso l'altra. Andrew Spark, mi piace moltissimo la sua parlata, veramente mi conquista la sua parlata, e poi nei giochi, per esempio, se parliamo di FIFA o di altri, sembra veramente un cronista televisivo, per come ti rende, ma quei cronisti divertenti proprio che ti piacciono da seguire, perché trovano tutto infarcito da idee belle e geniali, quindi mi piace molto, è coinvolgente il video, perché la sua parlata veramente anche lui mi conquista per il gameplay, veramente. Complimenti Andri. Poi Conquest Loquendo 98 mi piace un sacco, perché alterna dei video dove sembra quelli divertentissimi, dove fa quasi il bastardo con gli altri, cioè, come si potrebbe dire, ma veramente veramente divertenti per come termini eccetera, ed alterna con dei vlog molto seri, molto intelligenti, brillanti, che fanno veramente riflettere. Io ho una totale stima per lui, grandissimo Concas. Allora, poi Doboldro è la freschezza, mi piace la freschezza di Doboldro, lo trovo molto, non so come dire, i gameplay veramente freschi, divertenti, e poi soprattutto fa dei montaggi molto molto carini, almeno io li trovo molto molto carini. Dopo ci sarà quello che dice, ma cosa dici? A me piacciono molto, e quindi niente, grandissimo mondo. Poi Gabriele Gindro, ecco, questo qua è un ragazzo che fa musica, fa delle composizioni musicali, soprattutto al pianoforte, e quindi musica
rilassante, melodica. Provate a ascoltarlo veramente, perché proprio secondo me ci saranno quei momenti in cui volete sentire della buona musica, che poi la buona musica c'è di tutti i generi, e quindi provate a seguire anche un genere tra virgolette che può sembrare musica classica, tra classico e new age, diciamo. E poi le immagini, mettete tipo dei slideshow di immagini e poi, quindi ragazzi, cosa devo dire? Gabriele Cindro è la poesia in video, fa delle poesie musicali, ecco, i suoi video sono delle poesie musicali, cioè io li seguo e oltre alle immagini che vedo lì nel video, la mia mente va, si allontana e evoco tante cose, mi si evocano nella mente ricordi ancestrali, vabbè, tante cose, mi vengono in mente tantissime cose, oppure immagino anche un film mentre sento la sua musica, quindi grandissimo Gabriele. Allora, va bene, mi sono dilungato anche troppo, d'altronde ne ho voluti citare un po' tanti, chi taggo? Taggo grandissimo Malicious Cat, yeah yeah yeah, e poi taggo F115, che non lo farà, secondo me non lo farà, se lo fai mi fa un piacere, ma secondo me non lo fai, ovviamente sto dicendo secondo me non lo fai, perché magari dicendo secondo me non lo fai sei più portato a farlo, come dire, vietato fare quello e allora lo faccio. No, va bene, ognuno è libero di farlo se lo vuole o non vuole farlo, quindi ovviamente non è obbligato a nessuno. Da Boldro, taggo Da Boldro, taggo il pro di turno, One Retuner, taggo anche te. E vabbè, dai, se qualcuno dei miei iscritti lo vuole fare, che lo faccia! Wow, 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 wow. Ciao, dos video!